Ho dimenticato a dire che settimana prossima uscirà il nostro nuovo singolo, per nostro intendo della mia band, i Sea. Potete trovare qui sotto il link del nostro canale YouTube e della nostra musica. Andatelo ad ascoltare appena uscirà. Sabato prossimo. Ciao a tutti, oggi parleremo di come registrare una chitarra a casa. Allora, ci sono varie tecniche per registrare una chitarra. Possiamo avere un amplificatore e un microfono e quindi registrare alla vecchia maniera, diciamo. Oppure possiamo avere un amplificatore digitale come il Camper, oppure ancora possiamo avere un software. Quindi abbiamo tre opzioni: amplificatore e microfono, amplificatore digitale e software. Partiamo dal metodo più classico. Per il metodo più classico avrete bisogno di un amplificatore per chitarra elettrica, ovviamente. Ci riferiamo ovviamente alla chitarra elettrica, perché se parliamo di amplificatore è più che altro per chitarra elettrica, è inutile registrare una chitarra acustica con un amplificatore per chitarra acustica. Difatti, le chitarre acustiche generalmente vengono registrate con dei microfoni in presa diretta, diciamo. Quindi, ma non ci interesseremo oggi di una chitarra acustica, bensì di una chitarra elettrica. Quindi, metodo 1, avete il vostro amplificatore collegato con la vostra chitarra che va prima nella vostra pedaliera, ovviamente. E come registrare il tutto? Con un microfono. Ci sono due tipi di microfoni che vanno per la maggiore nelle chitarre e sono dei dinamici come l'SM57 e dei microfoni a condensatore come questo qua. Non so se lo vedete, vi metto la fotina ora. Dinamico a condensatore. La variante sta che il suono del dinamico è un po' più secco, mentre il suono del condensatore è un po' più ciccione. Il problema è dove posizionarlo, se al centro del cono, se più distante, se al centro dell'amplificatore. Ovviamente tutti questi accorgimenti faranno la differenza nel suono, quindi dipende da come lo mettete, potete avere un po' più presenza nei medi, potete avere più presenza nei bassi, potete avere un po' il senso di distanza. Su questo potete sperimentare voi e capire in base alle esigenze del vostro brano qual è la scelta più accurata. Metodo 2 è quello di avere un amplificatore digitale come il Camper, oppure ormai ne esistono tantissimi, anche la Marshall ha il suo modellino, quindi vi basterà semplicemente inserire la chitarra nella testata digitale, appunto, e poi con un Canon da dietro, sicuramente di solito dietro l'uscita, e farlo arrivare alla vostra scheda audio. In ogni caso avrete bisogno di un computer con una Digital Audio Workstation e una scheda audio per fare queste due operazioni, sia quindi la prima che la seconda. Il metodo invece numero 3 è quello che personalmente preferisco perché è più pulito e perché non ho un amplificatore digitale, è quello software. Per quello software avete bisogno di un software, appunto. Io personalmente uso Guitar Rig. Avete comunque bisogno di una scheda audio, quindi andiamo a vedere. Questo appunto è Guitar Rig. Ed è molto figo perché vi permette di usare tantissimi set di amplificatori e di pedali, è veramente a mai finire. Quindi è per questo che lo preferisco, perché appunto uno non ho tutti quei soldi da spendere in pedali, anzi addirittura la mia pedaliera l'ho un po' accantonata da quando ho iniziato a usare software, perché comunque suono più la chitarra in studio, quindi non mi serve tanto live, ma più che altro mi serve avere roba nel portatile, quindi lo trovo più comodo. E vi posso assicurare che suona una bomba. Oltretutto vi permette anche di registrare le vostre performance in pre o in post. Quindi per esempio adesso io vado qua su post, premo rec e lui registra quello che vado a fare. Riassumendo, metodo 1, amplificatore e microfono. Metodo 2, amplificatore digitale come il Camper o alcune testate Marshall. Metodo 3, software. Un bel Guitar Rig, attaccate la chitarra diretta nella scheda audio e avete risolto gran parte dei vostri problemi. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere se avete qualche altra domanda, se vi interessa sapere qualche altra cosa sul mondo della musica, della produzione, dell'armonia o di qualsiasi cosa. Io sono Dario Manzo, sono laureato in conservatorio in Italia e faccio il musicista ormai da un po' di tempo. Se vi è piaciuto il video e volete anche approfondire, qui vi lascio anche il link della mia musica su Spotify. Se vi interessa scoprire altri contenuti un po' più particolari, potete anche visitare il mio Patreon, dove ci sono
tante altre cose un po' più approfondite, come un corso di songwriting o un altro paio di cosette. Se vi interessa, qui c'è il link. Grazie di aver guardato il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!